iniziato 2 anni fa. C'è stato un avvicinamento. È finito nelle mani degli strozzini per potersi candidare alle elezioni politiche. Ecco come Paolo Ferrara è finito nelle mani della banda dei presunti usurai arrestata dalla squadra mobile di Agrigento. L'ex sindaco di Porto Empedocle nel 2006, dopo le dimissioni dalla carica e mentre dal lavoro di bancare era ancora in aspettativa, si sarebbe trovato in difficoltà economica. Esponente dell'UDC, in attesa di candidarsi alle politiche, avrebbe fatto ricorso tramite un amico agli strozzini. Il denaro che gli venne prestato gli serviva per poter organizzare la campagna elettorale. Da poche migliaia di euro la presunta banda di cravattari avrebbe preteso il ritorno dei soldi con tassi annui che variavano dal 120 fino al 545%. Da 16.000 euro la somma sarebbe arrivata ad oltre 100.000 euro. Ferrara, per pagare i debiti che lievitavano in maniera considerevole, sarebbe stato costretto anche a vendere 2 appartamenti. Impossibilitate dopo una serie di atti intimidatori commessi nei suoi confronti, l'ex primo cittadino di Porto Empedocle era stato sottoposto a tutela dalla prefettura di Agrigento, che gli affidò la scorta. Attraverso le intercettazioni la polizia registrò anche diverse telefonate di minacce con riferimenti espliciti. Sentito al riguardo dalla squadra mobile, Ferrara, sostenuto dal suo legale di fiducia, l'avvocato Rosa Salvago, avrebbe ammesso di essere vittima di un'attività estorsiva. C'è stato un avvicendamento.